700 anni fondamentali per la storia e lo sviluppo di Genova, dei suoi governi e dei modi in cui erano regolati la vita, le attività e i costumi dei genovesi. Dalla nascita del comune medievale alla fine dell'undicesimo secolo, sino alla caduta nel 1797, sotto la spinta della rivoluzione francese, della repubblica aristocratica, retta dai Doge Biennali, li ripercorre una affascinante e curatissima mostra documentaria, sino al 2 luglio all'Archivio di Stato. Sullo sfondo delle grandi riforme statutarie e costituzionali di Andrea Doria nel 1528-29, ripercorre le leggi che regolavano l'economia, la sanità, la giustizia, i decreti sulle donne, gli stranieri, gli statuti criminali e civili, le feste religiose e civili, la beneficenza e perfino il lusso, toccando così le differenti quotidianità dei cittadini, dai grandi e potenti aristocratici ai più poveri, come i marinai. Abbiamo provato a rappresentare, a raccontare ai genovesi come lavorava il governo e quindi come le leggi disciplinavano la vita della società, come i cittadini potevano intervenire sul governo e anche come i problemi hanno soluzioni differenti o uguali attraverso un arco cronologico molto ampio che poi è quello della vita del comune medievale e della repubblica oligarchica. Uno dei momenti chiave questo periodo di cui abbiamo parlato è il 1528-29, l'arrivo di Andrea Doria, il cambio di alleanza dalla sfera francese a quella spagnola, appunto l'alleanza con Carlo V. Che cosa ha comportato? Comporta la grande riforma di Andrea Doria che lui firma, ma che viene preparata già in precedenza, erano delle istanze che già si erano manifestate, e che è il passaggio dall'antico comune medievale, dove le cariche pubbliche erano divise al 50% tra nobili e populares, dove il popolare è il non nobile, non è il popolino, è anche il grandissimo mercante, si passa da questa fase alla fase nella quale solo le famiglie del patriziato potranno esercitare le cariche pubbliche. Nel patriziato però vengono ammesse anche tutte le famiglie che in passato, nel periodo del comune, avevano partecipato alla gestione pubblica. Però i nobili non potevano esercitare attività pratiche. Non potevano esercitare quelle attività di bottega, quelle attività meccaniche che non erano degne della nobiltà, quindi andava bene, come indica proprio la riforma di Andrea Doria, la mercatura, l'essere un grande imprenditore. Le faccio un esempio, lei non può essere un tessitore di seta e far parte della nobiltà, ma può essere il grande imprenditore che porta i telai da seta nelle case dei genovesi. Quanto contavano le donne nell'antica Genova? Molto più di quanto si potrebbe pensare leggendo ciò che decretavano gli statuti dell'epoca. Il caso delle donne è proprio il caso tipico in cui le leggi dicono una cosa e la società ne dice un'altra. Le donne sono una categoria protetta, sono una categoria debole, quindi possono fare contratti ma solo con l'autorizzazione del marito e di due consiglieri maschi. Nella realtà questa norma viene applicata con la massima tolleranza e larghezza possibile e abbiamo donne imprenditrici, donne proprietarie di quote di navi, soprattutto tutte le donne genovesi in assenza del marito prendono su di sé l'amministrazione della famiglia e dei figli, tutelate dallo Stato in questo. Quindi Genova giustamente viene definita la città delle donne da Enea Silvio Piccolomini alla fine del 400 ed è una città nelle quali le donne finiscono per tornare ad esercitare anche le professioni di maestre nelle arti e addirittura di ostesse, di taverniere. Una società genovese che viveva di commerci, di mercanti, di traffici, ma anche di incontri di popoli. Quindi vediamo com'era il rapporto con gli stranieri. Sì, è un rapporto molto dinamico fin dall'inizio, diciamo, del periodo che noi possiamo studiare attraverso la nostra documentazione. Non dimentichiamo, Genova è una città laica e l'interesse che ha per il commercio fa sì che andiamo a cercare il rapporto con le altre persone, non le allontaniamo dal contesto sociale. A volte possiamo essere costretti a dare un colpo all'incudine uno al martello se abbiamo delle imposizioni dall'alto, da parte del Papa o da parte della corona francese, ma in questo caso saranno le leggi che noi promulghiamo e che non facciamo mai rispettare. Per certi stranieri veniva proprio richiesta l'affluenza a Genova, se occupavano mestieri e professioni particolari che servivano allo Stato. Sì, ci colpisce l'idea che i genovesi tante professioni non volessero farle.
non piace come professione quella degli insegnanti, che guadagnano troppo poco, è proprio detto così. Abbiamo pochi medici, perché bisogna comunque studiare anche fuori da Genova. Vengono da fuori Genova maestri di scuola, architetti, pittori all'inizio, finché non ci interessiamo anche a queste professioni. Però è un'immigrazione richiesta anche per lavori molto umili come quello di marinaio. Servivano moltissimi marinai esperti a Genova, servivano i tessitori di seta per insegnare i genovesi a diventare il top nella produzione delle manifatture di lusso. Queste persone vengono proprio invitate a venire a Genova, dove non pagheranno le tasse per almeno 10 anni, proprio per cercare di concentrarne il massimo possibile. E a Genova, con l'eccezione della solennità delle grandi feste civili e religiose, era vietato ostentare abiti e gioielli troppo sfarzosi. Il lusso, infatti, non doveva essere esibito in pubblico. Dobbiamo pensare che la produzione del lusso alimentava tutta una serie di corporazioni, ma l'ostentazione del lusso avrebbe potuto provocare aggressioni o anche delle forti tensioni sociali. Pensiamo a vestiti che alla fine dei conti vengono a costare quasi come una nave. Pensiamo all'esibizione di gioielli di straordinario valore. E allora viene colpita l'esibizione della moda, soprattutto la moda femminile. Le leggi sul lusso partono forse dal presupposto che l'eleganza maschile sia una forma di promozione dell'attività commerciale. E quindi l'uomo non viene mai penalizzato nella sua eleganza, non l'abbiamo trovata nelle norme. La donna sì. Soprattutto si sta attenti più avanti a coprire l'abito con la toga nera. Molti ricorderanno la mostra su Van Dyck, quel bellissimo quadro della dama con la toga e con l'ombrello rosso, ritratta in esterno. Dentro casa si poteva tranquillamente vestire anche nella maniera più lussuosa e più ridondante. La mostra Vivere nella città, obbedire alle leggi, vita quotidiana nella Repubblica di Genova inizia con le vicende tra XI e XII secolo, di cui fu protagonista e storico il Caffaro, con i suoi celebri Annales, che saranno al centro di una grande e prestigiosa esposizione, sempre curata dall'Archivio di Stato genovese, che si aprirà dopo la prossima estate. Il cuore della mostra saranno i due manoscritti di Caffaro, quello che è conservato tuttora dall'Archivio di Stato di Genova, quello che è, diciamo, ancora alla Biblioteca Nazionale di Francia. È la prima volta che il codice di Caffaro torna a Genova, la prima volta in cui viene esposto insieme, diciamo, con il figlio, quello che ne è, che è stato poi ricopiato da lui, e per l'occasione verrà esposto, finalmente restaurato, anche la cronaca di Genova scritta da Jacopo da Varagine, di cui si ritorna finalmente a parlare adesso, l'arcivescovo ma anche il grande uomo della cultura del 200 genovese.